5:49 di porca merda. Se non sbaglio ci eravamo lasciati con me che dovevo guidare. Moriremo tutti. Prendi la mia cintura di sicurezza. Ti servirà, amico mio. Oh, mi scusi. E sto imparando! Vaffanculo pure te. Scusate, di solito guido in città, è linguaggio comune. Signore, per cortesia, sto cercando di comunicare con questo bell'imbusto. Allora, ti senti al sicuro? Hai forse paura di me? Vai tranquillo, io guido a occhi chiusi. Salve, amico mio. Guardi, lei è contromano, non sono io. Guardami come se fossi Paul Walker, tesoro. No, no, guarda me, non la strada. Ah, sì, hai ragione, guarda la strada. Meglio. C'è un animale selvatico, cosa? La cena? Oh, madonna, sto per andare a schiantarmi. Sono proprio un sagittario. Allora, dove dobbiamo andare? Fermo! Madonna mia, dovremmo cambiare i freni, amico mio. Cioè, ruggisce come un toro. I tori ruggiscono. Insomma, ruggisce come un toro questa roba, ma... Posso uscire? Vediamo. Scusi, signor... Ah, ma esce con me il ragazzo. Io penso... Che cosa pensi? Non riesco a vedere che cosa posso risponderti. Penso che... L'indirizzo sia 241... Woodbury Boulevard. Siamo negli Stati Unitos, mi sa. No, mi pare che... dove stavamo già? In Vermont eravamo? Credo che sia proprio ai confini con il Canada. Woodbury a destra, se no andiamo a Hamilton. Secondo me Hamilton è un pochino più calda. Che dici, Mike? Andiamo a Hamilton? Tanto Nora, abbiamo affittato la casa, ce l'ha. Forza, salga, amico mio. Si riparte. Reciti forte, perché io sono un pratico. Purtroppo non posso driftare, quindi devo andare a destra. Non riesco a vedere che cosa ci sia scritto, credo di sì. Perché diceva Woodbury a destra. Eh sì, Woodbury. Vediamo, vediamo. Forse non dovrei lasciare la macchina qui. Proprio un sagittario. Ok, Woodbury a destra, è giusto. C'è una casa lì? Possiamo andarci? Vieni con me, guarda che mi accompagna il ragazzo. Speriamo che non ci ciulino la macchina. Speriamo che siamo abbastanza intelligenti da portarci le chiavi dietro. Vediamo se c'è qualcuno a cui fare qualche domanda. Magari c'è un pescivendolo, che ne sappiamo, Sembra una di quelle case abbandonate su The Long Dark per la pesca. Tu devi forare con il piede di porco per pescare. Sembra una di quelle, però la luce è accesa. Magari risponde qualcuno, per quel che ne so. Mi chiedo se... Posso finire mai in acqua con la macchina. Ho come l'impressione di sì. No? Non c'è nessuno. Non posso entrare, non posso bussare, niente. Ah, ma c'è un muro invisibile. Malediction. It's a muro invisible. Dove è finito Mike? Mike! 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 Ah no, è lì. Questo stronzo. Ha paura. È quello che si nasconde di... È il tipico cavaliere che si nasconde dietro la donzella quando arriva il drago. Mike! Ti sembra sicuro lasciarmi andare in giro da sola a quest'ora della notte? E se ci fosse stato un serial killer là dentro? Cioè, voglio dire, siamo sul lago. Potrebbe essere stato Jason, per quel che ne sai, là dentro. Ah, dici che è il motivo per cui sei rimasto qua? Come mai ho accelerato all'improvviso, lì ero lentissimo. Andiamo, Mike, se no ti lascio qui. Che cosa stiamo facendo qua fuori, Arp? Prendiamo un po' d'aria, un po' di mal d'auto, sai com'è. Ora guido di nuovo io, Si riparte, capitano! Tutto a tribordo, o a babordo. Oh, che cacchio ne so, l'importante è andare dritti, no? Come si suol dire. Ehi, salve! Ma lei è spawnato solo adesso che sono salito in macchina? Marrano? E poi un taxi. Potevamo anche prendere il taxi, almeno non avremmo dovuto guidare. Anche se per 2 ore e mezza di taxi, credo che costi un po' tanto. Mi ho detto di non smettere di fissarmi, non aver paura. Qui è un professional. È un professional alla guida, tesoro mio. Io ci vedo con la vista periferale. Periferica. Periferale inglese. Ha detto Woodbury Boulevard, però voglio dire, Woodbury Boulevard mi sa proprio di tutta Woodbury. Nel dubbio andiamo a sinistra. Ah! Con cosa mi sono schiantato, Cristo e Dio? Oh, sono proprio una malandrina. Cosa cacchio mi sono... Cosa? È uscito dal nulla quest'albero, lo giuro. No, non mi sono schiantato contro l'albero. No, c'è un muro invisibile, non mi sono schiantato contro l'albero. Stavo per schiantarmi contro l'albero, c'è un muro invisibile. Oh, madonna mia. Vedi, non è colpa mia. Io sono un esperto alla guida. Lo giuro. Vabbè, tanto paghi tu i danni, Ah, sei tu quello che sta lavorando a costruire il futuro. Te l'ho detto. Guidare sulla neve non è uno scherzo. Ma fai silenzio. Non è colpa mia se qualcuno ha costruito questi muri invisibili. Non ero proprio adatta alla guida. No, perché semplicemente siamo donne. Si scherza! Su via!
Amore, ma non è che dobbiamo fare benzina? Che dici? Qui? No, no, niente. Allora niente. Jesus sets free. Gesù ci libererà. Ok, guarda qua che driftate. Ops, ops. Mamma mia, chi è che ti fa provare tutte queste emozioni? Amore mio, guarda che con questa tua dialettica così forbita non riuscirai di certo a portarmi a letto, Te lo dico, l'ultima volta devi essere disposto. Devi essere disposto a sostenere certi eventi. Io non lo so, ma guarda te. Che è successo questa macchina? È stata calpestata da il gigante di Resident Evil. Non so, io ci sto cercando solo una casa che assomigli abbastanza a una scena da film horror. Ah, ho superato la mia macchina. La mia cabina, la mia casa. Ok, l'ho superata. Quella sembra effettivamente la casa degli horror. E questa? Detto 241 di Woodbury Boulevard. E dov'è il 241? Sarà mica questa? È questa, c'avevo ragione. Perché sembrava una casa da... una film horror. Beh, pensavo che... stessimo solo guidando. Cosa? Siamo qui o no? Non ho capito. Fammi uscire. Ora scopriremo se siamo qui o meno. Dov'è l'indirizzo? US Mail. Ah no, siamo arrivati. Forse il mio parcheggio non è dei migliori. Non mi investa, signore. Stavo cercando di guadagnare sull'assicurazione. Perdi in cibacco. Non ha funzionato. Ok, andiamo in casa. Poi veramente, lui non c'ha la valigia, lui c'ha un frigo. Probabilmente mi vuol fare a pezzi e mettere dentro quel frigo, raga, per quel che ne so. La porta era chiusa, dovevo prendere... Ah, sì, è vero, ha detto qualcosa sulla scatola dei pranzi. Scatola dei pranzetti. Dov'è? Questa? No. E questa? No, questa non è una scatola dei pranzetti. 241, guarda, è scritto proprio lì. Mamma mia, farei schifo come corriere Amazon, vero? Ci metterei un'ora a trovare l'indirizzo giusto. Vedo che dovrebbe esserci una lunchbox qui da qualche parte. Questa è una scatola per le scarpe. E che cacchio è? Di sicuro non andrà alla spazzatura. Mi auguro. No, non si può passare. Guarda, va. Che cacchio è sta scatola dei pranzetti? Non è che qualcuno se l'è ciulata? Mi sa di sì. E poi alla fine è una scatola dei pranzetti. Uno passa. Questo si vede che non ha vissuto in Italia. Non lascerei manco più la macchina aperta. Senza temere, però c'è Laura, c'è Laura, Laura, la mia amica delle superiori. Laura di... Ah no, guarda qua, dov'è la mia... È qua la mia borsa, ma che cos'è qua la mia borsa? Non rompere. Questo? Sarà mica questo? Cacchio è la chiave, zio? È questa! Slide to open. È la madonna, questa non è una chiave... Questa non è una scatola dei pranzetti, amico mio. Qual era già? 51-76. Ok. No, ma perché non scendi? 51-76. Lo hacker, che bontà. Che potenza questo hacker, ragazzi. Io sono un scassinatore. Le mie puntate su Dishonored mi hanno aiutato. Ok, faccia. Dovrebbe fare il gentleman, dovrebbe aprirmi la porta. Non è che devo entrare sempre io. Forza, chiuda, che potrebbero arrivare i cattivi. Uè, che bel posto per stare. E possiamo sapevo che avremmo potuto contare su di te. Ha un bel odore qui. Finché non odora non odora ancora di sangue. È vero. Pensavo che avremmo dovuto colpire il John. Deve essere un modo di dire. Prenditi il tuo tempo, Mike. Finché me ne vado, puoi mettere via queste verdure. Dovrebbe esserci abbastanza spazio nel frigo. Va bene, uomo potente. Mi comandi come se fossi la sua serva, per cortesia. Entra nella cabina, achievement sbloccato. Buono. Ok. È andato in bagno? Ah, hit the John vuol dire che deve fare somebody once told me the world is gonna bore me. Dovrei aprire il book cooler, ma mettiamolo direttamente così, cioè un frigo dentro il frigo, un super frigo costruiamo, ragazzi. Più fredda di così la verdura non... Come si apre sta roba? Amico mio, come si apre? Hai un martello, un piede di porco. Come faccio ad aprirlo? Ah, con clic destro, madonna mia, c'era scritto. Ok. No, allora... Ah, devo cliccare lì, se no mi chiude la porta, ok. Questo yogurt. Yogurt, ok, perché con la H questo yogurt? Non si scrive con la H yogurt.
No, vero? Mi pare di no. Ora sono in dubbio. No, perché sennò è una questione di copyright. Chi è che ha copyrightato lo yogurt, raga? Ora c'è il dubbio. Mi pare di averlo sempre visto senza la H. Ma potrebbe essere una cosa italiana. Non è che quando vado all'estero... Già non mangio lo yogurt di mio, scusatemi, eh. Non è che quando vado all'estero mi compro... Mamma mia. Fai paura. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare così. No, eh. Si vuole lavare le mani. Si vuole lavare le mani sul fornello. Si vuole bruciare i batteri. Ah no, mi stava cercando, capito. Mi dispiace per quello, Harp. Quindi hit the John vuol dire andare a... Stai bene? Beh, una lunga guida. Ha sboccato. Hai capito? Non puoi insultare la pizza. Ha detto che quella pizza è stata pesante. Effettivamente credo che in America al posto della mozzarella ci mettono le fette di burro. Più o meno. Vabbè, tutte le verdure sono state messe a posto. Grazie, grazie Harp. Sei stata di grande aiuto. E ora questo posto è piuttosto bello, eh. È tutta questa area rustica. E semplicemente non c'è nessuno praticamente. No, che non si vede più da nessuna parte. Eh sì, è piuttosto carino. Sì, è bello allontanarsi dalla città. Aspetta, ho bisogno di tirare anch'io un Johnny. Si sta bene. Beh, certo. Ehi, anch'io devo andare a fare un puff puff. Va bene? Certo, puoi andare, zia. E semplicemente andrò a spacchettare le nostre valigie. Amico mio, tu non avevi una mia valigia. Non osare annusarmi calzini. Calzini, ovviamente. Scusa. Ok, e questo è il bagno, quindi? Suppongo. Babin. Posso chiudere? Posso farlo con la porta aperta? E che ne so, magari siamo in intimità. E voglio dire, magari siamo una coppia della vita. È stato? È stato di sopra oppure qualcuno è entrato? No, raga, io sono troppo paranoico in questi giochi. Qualcuno ci ha acceso pure la stufetta. Non dovrei scrivere al tizio che ho fatto il check-in? Potrebbe preoccuparsi. Oh mamma mia, le porte scorrevoli fatte di vetro. No, 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 mi piace sto posto. Mi piace, raga. Io barricherei come anche fosse Project Zomboid questo posto. Quattro assi per ogni porta e finestra. E aspettiamo di svuotare la vescica. Se qui non si nasconderà qualcuno prima o poi, beh, non so dove potrebbe farlo. Questo è il bagno più inquietante che io abbia mai visto in vita mia, raga. Perché è illuminato a metà. In realtà tutte le stanze... esc per scrivere a Rico, visto adesso. Uè, siamo entrati. Tra l'altro impuntuali, non li abbiamo mentiti. Non li abbiamo mentito, siamo arrivati alle 6 in punto. Quasi. 5.40 o 5.56, non so leggere. Attenzione, è che è scritto piccolo. Fatto! Non mi fai premere clic destro per magari scorreggiare o qualcosa del genere? Non tiriamo lo sciacquone. Mamma mia, sono proprio un animale. Sono proprio un... C per abbassarti. Ah, quindi posso guardare se la gente mi ha spiato. Ho visto degli easter egg su Norwood Hitchhike e sull'altro, come cavolo si chiama, Carson House. E praticamente tutte le cose che si sarebbero sviluppate poi, cioè che sarebbero successe dopo, si stavano pian piano sviluppando nel retroscena. Quindi se avessi fatto abbastanza attenzione e mi fossi guardato in giro, avrei visto la mia stalker avvicinarsi alla casa, avrei visto lo stalker di Norwood Hitchhike ricercarmi e così via. Almeno dimmi che mi posso lavare le mani? No, almeno questo. Ma voglio dire, quando ho fatto la guardia forestale non è che me l'abbiano permesso, anzi, l'ho fatta fuori dal vaso e addirittura addirittura non mi sono manco lavato le mani. Cioè, la povera... Questo uomo è spaventoso, raga, mi dà un'ansia tremenda. Uè, ti senti bene dopo quella guida, dopo aver guidato? Beh, dopo averti sfasciato la macchina, vuoi dire? È mai stato meglio. Beh, allora siamo pronti a guardare la casa? Certo, perché no? Dopo di te, Babin. Quindi iniziamo dal salotto. Il salotto è accogliente. Forse è il posto più tranquillo di tutta la casa. Proprio accogliente. Bello, illuminato. Mio, non mi piace. Ancora. C'hanno le persiane che si scorrono da sole, veneziane. Ecco, questo salotto è piuttosto... È più grande di quello che nel mio appartamento. Si chiamano case di campagna, sai. Di solito sono più grandi di un intero condominio. Un ufficio.
No, un televisore. Che cos'è questa roba? Oh, una tavola Ouija! Oh, ci giochiamo più tardi, così attiriamo ogni genere di maleficio, oltre ai serial killer. Mi piace. C'ho voglia di crepare oggi. Spazio personale, bro. Non ho capito io. Era questo. Fortunatamente posso passare attraverso questi mobili. E solitamente sono accolto. Ma è la mia macchina che fa sto rumore? Mi hanno lasciato il motore acceso, bro. Posso mancare durante, eh? Fatti tuoi. Pare che io non te la pago. Non mi piace questo seminterrato. Qui avranno macellato come minimo 4-5 persone. E poi c'è questo. Ah, qui. Questo è un posto per psicopatici, zio. Io ti dico che qui un tizio scriveva: ok, abbiamo 4 cosce in cantina. Non mi parlare. Fa paura, ragazzi. Non mi piace questo tizio. Beh, una cantina piuttosto normale. Non è affatto vero, la mia cantina non è così semi-illuminata con una scrivania che si illumina con una sola torcia. Questo è terrificante. Mi ricorda molto del mio dormitorio del college. Dove ho studiato? In Uganda. Beh, sei sicuro? Non sento l'odore di Long Beach. Ah, che simpatico il mio amico. Non ho potuto aprire la porta. Mi chiedo che cosa ci sia che qua dietro, che il tizio sta nascondendo e non vuole che noi vediamo. Teoricamente qui era $99. Per $99 io mi aspetto che tutto il posto sia affittato, eh. Non potevo aprire la porta. Ci sarà una chiave da qualche parte, secondo voi? No. Niente chiave da nessuna parte. Strano. Però zio, veramente, io ho affittato un intero posto e poi mi dici, no, però se vuoi avere anche il dormitorio devi pagare 20 euro in più a notte. Per $100 affitti soltanto il salotto. Qui? Una scatola dei generatori, quindi sappiamo che salterà la luce. Ah, post. No, se ci fa... sta facendo esplorare la casa, è perché sicuramente dovremmo avere un pochino di esperienza per quando succederà tutto il bordello, no? Quindi ci sta praticamente presentando l'area su dove nasconderci. Abbiamo visto il generatore, lì la scatola dei fusibili, che vuol dire che dovremmo interagirci. Qui c'è un asse, piazzata così nel mezzo sicuramente tornerà utile. Magari... Oh, una torcia! Ti racconto una storia horror. La tua faccia. Una camera... Madonna mia, ma cosa ci fai qui? Cos'hai da ridere? Arriva una gomitata sul naso. Bestia. Siete arrivati. Chi cazzo sei tu? Lo so chi è il tizio del telefono. Ci hai spaventati. Opsi. Non volevo mica. Non mi sembra lui. Da come si sta comportando, da come sta parlando, dal linguaggio, non sembra il tizio del messaggio per il telefono. Che cacchio sei? Benvenuto nella mia casa, dolce casa. Che giovane dolce coppia. No, allora, questa cosa forse non la dovremmo dire, perché voglio dire, disincentiveremo Mike a sacrificarsi per noi. No, siamo solo amici. Lui, se siamo solo amici può anche morire ucciso. Diciamo, grazie, ma che c'è di male? No, non siamo una coppia. Ah, c'è rimasto mamma, povero ragazzo, madonna mia. Non dovevi certo venderla in quel modo, Ar. Stavo solo... mi dispiace, zio, è il gioco che mi ha costretto. Opsi, che cianciolone. Non ci aspettavamo di trovare nessuno qua dentro. Oddio. Stavo qua a cercare il mio gattino. E poi mi sono ricordato che la TV non funzionava. Semplicemente pensavo che mi sarei fermato per farla funzionare di nuovo, visto che gli ultimi ragazzi... hanno lasciato una pessima recensione per questo motivo. Sai, dicono di trattare i tuoi ospiti come una famiglia. La mia famiglia non può godersi l'esperienza senza una televisione. E senza una macettata sul cranio, suppongo. Amico mio, non mi fare tre puntini, digli qualcosa, dentro casa nostra lo devi prendere a calci in culo? Che uomo. Sta solo perdendo punti con me. Parlando di ciò, ora, voi ragazzi, mi permetterete di mostrarmi la mia casa, dolce casa? Io odio Airbnb, ragazzi. Che schifo di cesso.
È terribile. Un tizio, veramente. Noi veniamo a stare in una casa e poi c'è il tizio che ci vive già dentro. Ma Cristo è Dio, ridami i miei soldi. Sarei un pessimo proprietario se non ti mostra, facessi il grande tour. Sì, magari non spingere, maleducato. Però è bassetto, secondo me, corpo a corpo ce la facciamo. Nel caso fosse una persona cattiva. Non si arrabbia se ho preso la sua torcia? Ah, la prima cosa che mi mostra è il cesso. Alla grande, è un bravo uomo questo. Questa è la tua doccia. Assicurati. Non è che c'è qualche telecamera nascosta? Quella cosa ti farà sentire come se ti stessi lavando sotto una cascata nella giungla amazzonica. Ma cosa? Non ci sono manco i viticci, sai? Cioè, ma un minimo di verde non c'è qua dentro, sotto quale aspetto? Ah, e questo lavandino purtroppo non funziona. Non ti preoccupare, lo farò sistemare per te molto presto. Ma amico mio, ma c'è qualcosa che funziona in questa casa? Permettimi di mostrarti l'altra camera da letto. No, non credo di avere scelta, capisci? Io mi immagino la persona che sta raccontando la storia, se veramente ha vissuto un'esperienza del genere, cos'è che l'ha fatta rimanere qui? Io sarei già nella macchina a cercare un altro posto. Uè, guarda, questa stanza ha una bellissima vista, porco cane. Sì, proprio cosa c'è di bello? Penso che sia bello, signore. Aspetti affinché le mostri il molo. Che molo? È dove vuole buttare i nostri corpi, credo. Seguitemi. Ok, ti seguo. Cosa c'è scritto qui? Il cantante invasore dallo spazio rivela la verità riguardo alla sua allergia alle noci. Che genere di noci? Dove è andato? È qua? È andato qua? No, è andato qua. Sì, seguiamo le porte aperte per capire dove sia. Ah, questo è il molo? Zio, questo è un balcone. Si chiama Doc, non lo sapevo. Porco cane! E questa vista belli, Certo, molto freddo. Sono contento che voi ragazzi l'amiate. Questo è uno dei miei posti preferiti. La vista è proprio bella. È un bel posto per pescare. È veramente un molo. Va bene ragazzi, ritorniamo dentro prima di beccarci un raffreddore. È un molo questo, davvero? Sotto quale aspetto un molo questo? Cosa vuoi pescare qui? Conigli, piccioni vuoi pescare? Bene, signorina. No, mi sto godendo la vista e spero che mi venga una pneumonia, così almeno muoio prima di tosse che accoltellato da qualche serial killer o da lei in particolare. Zio, non vedo il posto dove si peschi. C'è pure un campo da basket, voglio dire, sotto quale, che poi è piazzato benissimo, così se sbagli il canestro, addio palla. Bravo, mi piace il ragazzo, ha gusto per l'arredamento, è andato di là. Bello bro, che mi hai aspettato. Ah, lo sgabuzzino pure mi mostra, questo è un uomo di classe. E questo è lo sgabuzzino. Se hai bisogno di qualcosa, vieni qua. È tutto qua dentro, che siano coperte, che siano assi, e se la luce dovesse mai saltare puoi usare questa torcia. Questa che ho in mano? Beh, le tempeste come queste potrebbero farla saltare. Insomma, mi ha già detto che salterà la luce. Non è un'ipotesi, è una promessa questa. Va bene. Credimi, è sempre meglio sapere dove sia la tua torcia. Nelle mie mani, non la lascerò mai. Bene ragazzi, andiamo giù adesso. Andiamo giù. Ma che stai guardando? Le ragnatele? Non so io. Io mi porterei veramente una luce ultravioletti per vedere se ci sono qualche, non so, schizzi di sangue o roba del genere. Questo è un macellaio, lo posso dire per certo. Tranquillo, tranquillo, ma poi ti droga la lasagna e poi ti ammazza. Perché hai guardato il frigo? Molto bene, ragazzi, vedo. Ah, sì. Visto che sei così gentile, me lo potevi rifornire tu il frigo. Con del cibo molto delizioso. Ho solo dello yogurt e dei peperoni surgelati, eh. Wow, deliziosissimo. Beh, vedi? La maniglia? Gira la maniglia per raffreddare ancora di più. Tendo a tenerla bassa nell'inverno perché un po' la bolletta va fuori controllo. E questo uomo non è ancora arrivato nel 2024. Parlando dell'inverno, credo che dovrei mostrarti lo scaldabagno. Va bene.
Magari facciamo venire un attacco epilettico così smette di rompere le scatole, sto tizio. No. No, purtroppo no. Ok. Dove potrebbe essere lo scaldabagno? È là dentro! Dove non c'è... No, non è là dentro. Pensavo fosse il cesso dei, visitatori, invece no. Non... Ah, è questo lo scaldabagno, hai ragione. Ah. Niente di cui preoccuparsi qui. Solo lo scaldabagno e qualche roba da inventario. Se dovesse mai smettere di funzionare, premi il bottone al sotto. La luce dovrebbe partire subito e dovresti di nuovo essere in pista. Bravo ragazzo, si accende questa? No, è finta. È finta. Posso chiedere cosa ci sia là dentro? Ah, lo chiede lui. Bravo ragazzo, finalmente fa dice le cose giuste, finalmente. Uè, bro, ma che cosa c'è là dentro? Figa. Niente che voi due dovreste guardare, porco cane. Tendo a utilizzare questo cantina come magazzino di cadaveri, tra virgolette, tra parentesi. Gli affittuari non hanno bisogno di spazio. Dovrebbero stare solo sopra. Ma che cacchio vuoi, zio? Ebbene, ero solo curioso, sai. Andiamo, dai. Arriviamo alla parte dove esci da casa, per cortesia, da casa mia. È la parte dove metto la sedia di fronte, le sedie di fronte a ogni porta. Non mi piace come guarda sto tizio, zio. Ci ho parlato? Beh, non credo. Forse lo dovrei tenere per me stesso. Ma ci sarà una storia spaventosissima che ti voglio raccontare. Il tizio da cui ho comprato questa casa? Beh, mi ha detto che sua madre fosse morta qua dentro, qua sotto. Alcuni ospiti hanno segnalato di aver sentito delle noci. Forse è questo il motivo per cui costa così poco rispetto a tutte le altre case. Alcuni ragazzi hanno segnalato di aver sentito voci di notte. Dicono che qualcosa si muova qua sotto. Grazie per l'utilissima informazione. Non per spaventarvi, ma se fosse uno di voi non scenderei mai qua giù. Non mi convince sto tizio. Ah, perché sei troppo... Amico mio, mi stai annusando i capelli. Non so tra i due quale sia più inquietante. Dalle sguardo che avete. Dai ragazzi, sto solo scherzando. Sul fatto che stessi scherzando, sentirete veramente delle voci stanotte. E sarà la mia o della vittima che decapiterò. Ne sono sicuro, lì ragazzi tiene i cadaveri questo tizio. A questo punto il mio metro, il mio livello di rilevatore di pervertiti aveva raggiunto il massimo. Viene signora, ma c'è il tizio, mostra il tizio, questo è palesemente interessato a me, oh. Non mi convince questo tizio, mi vuole rinchiudere in quella stanza, te lo dico io. Molto bene ragazzi. La neve sta iniziando a essere forte e io sarà meglio che me ne vada. Devo trovare quel maledetto gatto. Per questo ti sei preso il tempo di farci vedere la casa. Grazie per averci mostrato la casa. Beh, non credo che l'educazione ci salverà la vita, però non fa mai male. Vaffanculo, vattene via. Ehi, non i cazzi, te ne vai. Ma Cristo è Dio. E qual era il nome dell'affittuario? Devo... Qual è il tuo nome? Iniziamo con le cose serie. Qual è il tuo di nome? Dimmi chi sei tu. Veramente ti devo rispondere se sei deficiente. Sto invecchiando. Sono Sydney. Ah, Sydney, è vero. Un nome carino per una ragazza carina. E tu sul serio non dici niente? Beh, sono io oppure quel tizio è molto strano? E si vede che la cultura del Vermont, che cacchio ne so, molto strana. In ogni caso, andiamo a vedere se c'è qualcosa in televisione. In realtà voglio farmi una doccia veloce. Sei stupida. Sei tonta. Dai, fa freddo, tanto non si suda d'inverno. Puoi lavarti anche una volta al mese, come me. Giuro che mi lavo più spesso. In ogni caso, andiamo a vedere se c'è qualcosa... Ah sì, non gli ho risposto. Vado a farmi una doccia. Grande, cercherò di non spiarti troppo. Fammi sapere se ti sembra di stare sotto una caschetta. Che tizio strano. Grazie, ci vediamo più tardi.
Credo che questa dovrebbe essere la parte dove spostiamo i mobili. Pensavo fosse lui. Dove spostiamo i mobili di fronte alle porte, blocchiamo ogni finestra. No. Abbiamo solo visto un tizio super strano del quale possiamo tranquillamente fidarci. È solo un vecchietto. Si vede che sono io che sono così malizioso a non fidarmi di nessuno. Però anche la musichetta in background mi dice: fai attenzione, bro. Qualcuno te lo metterà nella cascata. Come si entra qua dentro? Ah, così? Mamma mia, mi sembra proprio di essere nella foresta amazzonica. Ora speriamo di beccarci una scossa elettrica. Una nostra torcia. Ma io non la mollerò mai questa torcia. So che salterà la luce, la domanda è quando. Bene. Ora. Devo usare l'asciugamano? Assolutamente. Ora. Ho un'idea. Credo che ci sarà un jumpscare. Il nostro amico spunterà di fronte alla porta. No? Ok. Ora che mi sono fatto la doccia, che devo combinare? Non sento più la televisione. E questo non mi convince. È stata una porta aprirsi, vero? No, no, è stata una porta aprirsi. Me lo sono sognato. Oh, madonna mia, sei inquietante sto posto. Ma perché non siamo stati a casa, voglio dire? Potevamo affittare un cavolo di hotel. Ci mettevamo la televisione su un canale che ci mostrava la foresta dell'Amazzonia. Oppure la Canada, che cacchio ne so, un po' di sciroppo d'acero. Saremmo stati a posto. No, no. Vai, 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 vai. Ah, è un piede del letto. Vai lì a vedere il Vermont. Sì, vai in un posto inculato. È qualche parte in America dove si aggirano gli strani vecchietti che non vedono l'ora di palparti. Sì, sì, vai lì. Zio, si è lasciato la dentiera. Ah, no, un orologio. Pensavo si fosse lasciato la dentiera dietro. Police, police, signori! Aiuto, aiuto! Venga a salvarmi! Polizia! La polizia non c'è. Ma spegniamo sta televisione, per cortesia. Oh, oh, ma... Ah, semplicemente non devo parlare qua dentro. Quindi questo è un nascondiglio, mi sembra di capire. Hai capito? Quindi quando ci dovremmo nascondere, come negli altri giochi, è meglio se ce ne stiamo in silenzio qui. Interessante. Io volevo solo guardare se ci fosse qualcosa di interessante. Non potevo arrivarci senza lo step stool, senza un seggiolino praticamente. Senza un... Come cavolo si chiama? Non panchina, ma si chiama... Oh, madonna mia, mi sfugge la parola. Sempre, sempre mi sfugge la parola. La... Non è la panchina, dai. Oh, cosa c'hai lì in mano? Perché c'è una canna da pesca? Uè, Herp, andiamo a vedere, a controllare questa. Ho trovato questa canna da pesca in quella capannina. Ah, quindi è stato lui ad aprire la porta. Vuoi che ci becchiamo per cena? Uè, ora che ne hai parlato? Beh, sarebbe una cosa epica per il viaggio. Non saprei, fa piuttosto freddo là fuori. Chissà. Dai, Herp! Cosa renderebbe questo viaggio più epico se non prendere la nostra stessa cena? Allora potevi portarti un fucile e andavamo a caccia di cervi, visto che siamo in Vermont, no? Uè, certo, zia! Allora, fia, pirla, andiamo, testina... Prendere un'altra canna da pesca e ci proveremo a prendere la nostra cena. Sì, sono tutte risposte multiple, ma apparentemente portano tutte allo stesso esito. Non puoi scegliere, quindi mi sa che la torcia la dovrò lasciare. Ma non la lanciare che si rompe. Dai, vieni! Scusami, è che non volevo lasciare la torcia laggiù. Sei maleducato, sei. Io non lo so come fai a casa tua, ma io non lascio la roba in giro. Provo a non lasciarla in giro. So che pian piano si accumula sempre di più. Sto ancora pensando... Come cavolo si chiami? Non è panchina, eh? Sgabello, maledizione, sgabello. Uè, non è che vorresti prendere un'altra canna da pesca, pirla? Sì, dammi un secondo. Dov'è la canna da pesca? Questo è lo step ladder? No, questa è... Questo è lo step ladder, ecco come possiamo arrivare in soffitta. Eventualmente ci servirà, ne sono sicuro. Tanto cibo in scatola. Dov'è sta canna da pesca, amico mio? Avvicinati. Come preparare... Le esche. Hai capito? Abbiamo perfino i... Come si chiamano? I gamberetti? Crankbait? Io ho utilizzato... Quando andavo a pesca utilizzavo per l'appunto il mais. Non me l'aspettavo, ma funziona anche meglio dei vermi, veramente. Il mais è molto efficace per i pesci d'acqua dolce. Non so come mai, ma... quasi sempre... Così come il formaggio. Una cosa verissima. Sembra paradossale, ma... La gente nei film li vede utilizzare i lombrichi...
E alcuni dei miei amici utilizzano l'ombrich, ma ho avuto sempre più fortuna utilizzando il mais e il formaggio. Forse perché puzzano, non lo so. Qualcosa funziona, apparentemente. Ma dov'è sta canna da pesca, amico mio? Sono cieco? Ah, è questa! Maledizione, pensavo fossero messe, come si chiama, lì, dritte. Oddio! Ho visto una bella ricetta per una carpa cotte. Fie, non è che andresti... Dovremmo però prendere 3 carpe. Ci sei? Va bene. Prima di tutto dobbiamo preparare la bella esca. Controlla questa informazione per creare l'esca. Ogni volta che sarai pronta, prendi una carpa. Un'esca per la carpa. E poi andiamo a prendere. Ce la faremo a prendere qualche carpa. Harp. Carp, harp. Per favore, non fare rime con il mio nome. Va bene, fammi prendere l'esca. Sto ragazzo neanche merita. Neanche. Raga, ma continuo a sentire qualcosa funzionare. Non so se sia un generatore o una macchina accesa. Infatti, è lui che paga. Oh, guarda, c'è della benzina. Ok. Ma tranquilli. Devo fare l'esca, quindi. No, aspetta. No. Che è successo? Come faccio a fare l'esca? Ah, per la carpa mi serve usare il... stai fermo, non mi rompere. Per la carpa mi serve utilizzare il formaggio. È così come il mais. Infatti dove sono andato io ho sempre preso le carpe. Ecco perché funzionavano. Hai capito? Quindi, ma formaggio, la grande. Formaggio? Però mi piace questa cosa. Si stanno evolvendo sempre di più. Ah, è vero, c'è veramente una specie di lago, un fiume o quel che è. Non me l'aspettavo. Dal balcone non si vedeva, scusami, è pixelato. Però mi piace l'atmosfera che dà questo gioco. Per ora. Tra poco diventerà molto inquietante. Avevo scelto io quella sedia, maledetto. Spero che queste carpe inizino a mordere. Dighe. Ok. Ragazzi, se volete parlare milanese, non che io ne sappia qualcosa, ma generalmente... il luogo comune è che basti aggiungere pirla, testina o figa alla fine. E ti rende automaticamente un milanese. Ok, lancia questo. Ok. È mia la carpa. Ah, ha preso una carpa il ragazzo. Quindi cosa devo fare? Devo aspettare che... Non so, abboccato. Oh, abboccato. Oh, hai capito. Guarda che bel gioco. Guarda che bel giochino. Devo tenere premuto click. È un minigioco interessante. Madonna mia. Carpa comune. Dicono che quando prendi una carpa ce n'è sempre una, ce ne sia sempre un'altra. Testine. Devo mettere l'altra esca. Va bene. Lancia! Non possiamo mica perdere contro sto pollo. Guarda, ne ho già presi 2. Stiamo perdendo, ragazza. Non possiamo perdere contro questo mica. Oh, c'è un tizio che cammina lì. C'è un tizio che cammina lì e non so se fidarmi. Senti, carpetta. Carpetta, scarpetta. Rimani lì, per cortesia. Bluegill. Ragazzo. Una bella cattura, carpe. Semplicemente rimaniamo concentrati sulle carpe adesso. Sì, io voglio mangiarmi la Blue Hill. Scusami, spiegami. Come funziona? Decidi tu, maschio potente. Io sono una donna forte e indipendente. Posso mangiare quello che voglio. Quindi se voglio mangiare il mio Blue Hill, mi mangerò il mio Blue Hill. Vale, carpe. Per a te. Suino. Ok. Beh, anche questo sarà un Blue Hill. Un Blue Hillinio. Anche lui sarà un blughillinio perché la barra più... No, è una carpa. E che Cristo. Wow, ancora una. Ce la puoi fare. E tu non hai preso niente finora? Era troppo lontano per lanciare. Va bene. Ce la stiamo cavando, ragazzi. Contro ogni aspettativa. Stiamo prendendo un botto di pesci. Non avremmo fatto prima a utilizzare una recinzione? Voglio dire, il metodo dei contadini per prendere i pesci. Una recinzione, ci creiamo una trappola, uno di quei cestini di trappola, sai? Ah, un altro! E vabbè, rigettiamo. Rigettiamo che sono il maschione alfa si arrabbia. Lui vuole solo la carpa oggi. Facciamolo arrabbiare, che se no capace che mi ammazza lui, faccio da vecchia. E su, abboccate maledette. Non so se sia randomly generated la possibilità di... Ma guarda quanto è veloce questo maledetto. Se sia randomly generated la possibilità di prendere un pesce oppure... Un altro! Ah, maledizione, non sono proprio in grado, Avrei dovuto usare il mais. Funziona sempre il mais.
Quindi niente, il bluegill non si può tenere, dobbiamo prendere per forza le carpe. Lui cosa ha preso? Non ha preso niente finora. Lui sta solo gettando avanti e indietro con la canna da pesca come un pollo. Dai. Non scappare, marrano. Finirai nel mio pancino, hai detto mio. A posto? È la grande carpe. Sembra proprio che abbiamo preso tre carpe. Mi sono chiamato carpo, vero? Non è che vuoi tornare indietro e gettare questa nel forno? Ma perché non vai tu? Forse è più tardi. Vabbè, andiamo. Ah no, andiamo insieme. Pensavo mi avesse mandato a me. Mi ha detto, non è che hai voglia di andare? Io avevo capito così, scusami. Che sta musichetta che è partita? Come se mi stesse guardando Michael Myers da qualche parte. Vabbè, queste non sono mie. Tanto c'è il vecchietto simpatico, se ne rimetterà a posto per quel che mi riguarda. Raga, mi sento osservato. E questa è l'atmosfera di Fear Stufato, ti senti sempre osservato. Non mi fido, sta per succedere qualcosa. Il vecchietto è tornato. Mamma mia. Se ritorno un'altra volta io veramente prendo la macchina e sparisco. Ora c'è da pulire. Uè, mentre pulisco il pesce, ti dispiace preparare ammarinature? Certo. Semplicemente prendi una tazza e buttaci un po' di zenzero, olio da cucina, pepe nero, sale e un pochino di Italian seasoning, condimento italiano, sarebbe prezzemolo, salvia e rosmarino, mi pare. E un po' di paprika e yogurt, insomma tutto quello che abbiamo in frigo, capito. Abbiamo qui il bowl. Ah, c'è proprio scritto, quindi... Qualcuno ci ha aperto il frigo, bro! Ci hanno derubati! No? Va bene così? Ok, yogurt. Ma sì, peggio per il vecchietto. Lattuga? No, non credo. Lattuga rimettila al suo posto. Rimetti al suo posto la lattuga. Questo cos'è? Pepperoni? No. Neanche il pepperoni. Questo? No. Dove sta il sale in questo? Ecco qua, l'olio da cucina. Ah, pusht. Ma è sparito. Ho usato un'intera bottiglia. Questa è paprika, alla grande. Questo è Giuseppe. Giuseppe non mi interessa. Ginger garlic paste. Quindi praticamente aglio e Mamma mia, non sembrava una persona. Stupido albero. Ok. Italian seasoning. Quindi questo, pepe nero. Questo è Italian seasoning? No, questo è sale. Dov'è l'Italian seasoning? Paranoico. Pure l'orso mi ha dato... mi ha messo allerta. Ma cacchio è? E cacchio nascondi l'Italian seasoning? Il mio rosmarino. Questo è l'Italian seasoning. Alle grande. Cosa? Abbiamo finito? Mamma mia, sono un grande. Lo devo mettere nella te... Non mi piace per niente questo posto. Cosa devo aprire? Beh, ti dispiace darmi quel pesce? E la marinatura? Dentro la casseruola? Mentre io taglio queste verdure? Ok. Questa è la casseruola. No, devo mettere prima il pesce. Ok. Speriamo non si rovesci. Mi sa che ho creato un bricco di cemento. Calcestruzzo ce l'ha dentro. Non... Basta, a posto. Quanti ne devo mettere? Due carpe. Marinature. Verdure. Amico mio, dove sono le verdure? Ecco qua le verdure. Come hai potuto aggiungere le verdure? Quali verdure? Ho letto che ha bisogno di almeno 30 minuti a 400 gradi. Quindi non le posso ancora aggiungere le verdure? No, devo buttare le verdure. E dammele, queste? No. Non finiva lì. Ah no, eccole qua le verdure. Ci ha tagliato due pomodori e un limone. Vabbè dai, ha fatto tanto lavoro... Ha fatto tanto lavoro pulendo il pesce. Non è facile. Pulire tutte le scaglie. Ah, mamma mia. Che cazzo. Ecco, le carpe devono avere un bel sapore. Me lo auguro. Beh, mentre aspettiamo, perché non giochiamo a qualche gioco da tavolo? Ho visto una stanza da giochi dentro il salotto. Che gioco? Semplicemente prendi qualsiasi cosa attiri la tua vista. Ho bisogno di vedere cosa prenderai. Ho visto qualcosa nella stanza. Ok, va bene. Vado a prendere. Se ci tieni. Moriremo, tutte e due. Forse morirà solo Mike. Io mi salverò.